Diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio per filo diretto con gli ascoltatori al primo cittadino di Castel Goffredo, di nuovo con noi Alfredo Posenato. Bentornato sindaco. Grazie, buongiorno a voi gli ascoltatori. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo alcune coordinate per interagire con noi: il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp, il 338 17 19 105. Ripetiamo: 338 17 19 105. Il telefono, lo 0376 63 17 09. L'indirizzo mail è diretta a @temporadio.it. Ricordiamo anche che ci potete scrivere e anche eventualmente messaggiare tramite Facebook, visto che siamo online su YouTube e sulla pagina Facebook, appunto voi cercate Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, ci trovate appunto e potete anche messaggiarci da lì. Allora, parliamo subito di Castel Goffredo e dei lavori che sono stati eseguiti nel corso dell'estate. Sì, dando corso a quelli che erano gli intendimenti e dopo esserci aggiudicati dei bandi che erano cofinanziati, abbiamo avuto modo di appunto provvedere alla realizzazione di alcuni lavori nei plessi scolastici. Segnatamente i più coinvolti sono stati le scuole elementari, dove sono state completamente rifatti i controsoffitti e i relativi intonaci, nonché l'impianto di illuminazione. Le scuole medie hanno invece visto un sostanziale revamping della palestra, che fra l'altro, anche a causa delle note vicende che hanno visto coinvolto il nostro palazzetto, è stata particolarmente utilizzata e lo sarà ancora, temo, per lungo tempo. Quindi la palestra delle scuole medie è stata oggetto di una sostanziale ristrutturazione, con rifacimento anche lì dell'impianto di illuminazione. Va detto che mano a mano che abbiamo modo di operare in questa direzione, naturalmente si va verso le nuove tecnologie, quindi con l'installazione di illuminazione LED per garantire anche un risparmio energetico. E quindi oggi abbiamo queste due realtà che certamente hanno fatto un significativo passo in avanti in termini di sicurezza, di fruibilità, di comfort. Va detto che poi in extremis abbiamo anche deciso di provvedere finalmente al cablaggio fisico di tutti i plessi scolastici, quindi sia della scuola media che della scuola elementare, ivi incluso il plesso cosiddetto chioda, che è una sorta di distaccamento, con appunto un cablaggio fisico per quanto riguarda la linea internet. Quindi da quest'anno finalmente avremo una situazione corretta, diciamo da paese civile, quindi garantendo che ogni aula sia provvista di un punto di collegamento diretto con la linea LAN, quindi con la linea fisica che riguarda appunto il collegamento internet. Di questo siamo naturalmente soddisfatti, perché abbiamo tenuto fede agli impegni assunti. È chiaro ed è evidente che se non ci fosse stata la possibilità di acquisire questi cofinanziamenti non avremmo avuto risorse sufficienti, però viva Dio questa condizione si è verificata, ne abbiamo approfittato e credo che ci sarà modo per tutti gli utenti di vedere i benefici appunto di questi interventi, grandi o piccoli che siano. Comunque sono sicuramente un miglioramento a beneficio di tutti i nostri studenti. Certamente, che è tra l'altro appunto qualcosa di estremamente importante, perché internet è una realtà che insomma in Italia è rimasta un po' troppo indietro fondamentalmente. È noto che il nostro paese da questo punto di vista sconta certamente dei ritardi molto gravi. Insomma, la cosiddetta banda larga, la connessione ad alta velocità in Italia è ancora, in molte parti d'Italia è ancora un sogno ad arrivare. Però è evidente che nel mondo, nei nostri tempi, immaginare di non avere un collegamento adeguato che consenta appunto velocità idonee significa scontare già uno svantaggio competitivo. Esatto. In partenza. Pertanto è un primo passo, non è certamente il raggiungimento della meta, ma è un primo passo che io credo meriti di essere sottolineato. Spero che poi sia apprezzato appunto da tutti gli utenti. Facciamo un'orecchia a questa pagina, che magari dopo l'andiamo a riprendere, magari quando parliamo un pochettino di lavoro, di aziende eccetera, come le chiediamo un suo parere, anche perché proprio recentemente per esempio c'è stato il presidente di Adici che ha detto che buona parte del futuro del mercato è proprio internet, se manca quello
Beh, insomma, diciamo che internet è oggi lo strumento di comunicazione principale, quindi soprattutto per le aziende, quindi è del tutto evidente che abituarsi a questa piattaforma, a questo strumento, fin in tenera età, la definirei una condizione propedeutica al raggiungimento di obiettivi che sono oramai ineludibili, quindi è così, è un dato di fatto, e fino a quando non dovesse, eventualmente, se mai arriverà una nuova situazione capace di rendere internet obsoleto, io credo che con questa realtà dovremo fare i conti e ci dobbiamo confrontare. Allora, parliamo un attimino invece di ciò che è accaduto recentemente, appunto l'Arena Luce, la situazione difficile che si è presentata a Castelgoffredo. Ma una decina di giorni fa, peraltro proprio il giorno in cui io tornavo dalle ferie, spero con questo di non far sorgere il dubbio di essere io quello che porta Iella, è stato appunto, si è verificato questo problema serio. Verso le 9 di sera c'è stato questo principio di incendio che poi ahimè si è propagato e ha distrutto una parte rilevante di questa azienda. Azienda che stava lavorando in maniera assolutamente robusta e quindi si è trovata a dover fronteggiare un problema gravissimo in un momento in cui di lavoro ne aveva parecchio. Questa è una precisazione che tengo a fare perché come mi è già capitato in altre circostanze, in questi specifici casi, quindi là dove c'è un incendio, ho sentito voci che in qualche modo sussurravano della possibilità che ci fosse del dolo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che solo una persona priva di sensibilità possa immaginare che un imprenditore abbia interesse ad appiccare il fuoco ad una propria creatura. A me è capitato di vedere i risultati di incendi e sono assolutamente certo che se qualche imprenditore, come certamente è accaduto, ha appiccato il fuoco, questi sono imprenditori che non meritano neanche di essere definiti con questo appellativo, ma semmai ne meriterebbero di ben altri. Un imprenditore serio e per bene, mi sento di escludere che mai in nessuna circostanza sia interessato e disponibile a dar fuoco a un proprio avere. Esiste un legame profondo, atavico, filiale quasi, nei confronti della propria azienda, che è un bene assoluto non solo per l'imprenditore che naturalmente ci lavora e oltre al profitto trae anche di solito soddisfazione dall'attività che svolge, ma anche per tutti coloro che ci lavorano dentro, quindi non dimentichiamoci mai la responsabilità d'impresa. Io credo quindi che vada sgombrato il campo. Tornando però sul pezzo, ahimè, i danni sono stati molto rilevanti, noi come amministrazione comunale stiamo cercando, nel limite di quello che le circostanze ci consentono, di manifestare la vicinanza all'azienda e agli imprenditori col desiderio di accelerare per quanto possibile la ripartenza della stessa, anche perché, ripeto, avendo loro parecchie commesse, il non poter procedere costituisce un danno nel danno e quindi noi siamo, ripeto, nel limite di quello che le circostanze ci permettono, vicini a loro nella speranza di poter accelerare la ripartenza a loro e garantire quindi il lavoro alle 28 persone che lì lavorano. Guardi, c'è un messaggio di Salvo che dice: non so dire se siamo fortunatissimi perché non si è fatto male nessuno nei due episodi, quello del palazzetto e dell'Arena Luci, o se siamo sfortunati. Comunque propongo un pellegrinaggio comunale, dice il nostro Salvo, che ringraziamo. Insomma, naturalmente è bello poter anche fare una battuta in queste circostanze, proprio perché grazie a Dio nessuno è rimasto fisicamente coinvolto. Non lo so, se c'è qualcheduno che ha voglia di organizzarlo, io potrei anche volentieri unirmi al pellegrinaggio. Non mi è chiaro dove dobbiamo andare, però insomma immagino qualunque meta consueta va sicuramente bene. Assolutamente. Facciamo una cosa, fermiamoci un attimino con il sindaco di Castelgoffredo, Alfredo Posenato. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Torniamo subito. Vuoi un look esclusivo per la tua casa? Tutto diventa più facile al colorificio Ingegner De Senzani a Castiglione. Produzione e vendita a prezzi di fabbrica di pitture murali per interni ed esterni, antiruggini e smalti per ferro, vernici e impregnanti per legno. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, le chiediamo, sindaco, se ci sono novità sul palazzetto dello sport. Sì, c'è una novità che non è, ahimè,
così importante, o meglio, è significativa perché è una prima tappa, ed è che alla fine del mese di luglio abbiamo ottenuto il dissequestro appunto del palazzetto, anche se in realtà al momento non siamo in condizione di poter intervenire, in quanto, nonostante la nostra richiesta di accesso agli atti, non abbiamo ancora avuto modo di visionare la relazione del CTU, ovvero del perito nominato dal Tribunale. È un passaggio determinante questo, in quanto dalla lettura di questo provvedimento saremo in condizione di capire se vi siano, secondo l'interpretazione del perito del Tribunale, se vi siano delle responsabilità sufficientemente chiare, evidenti, incontrovertibili e soprattutto localizzabili. Mi spiego meglio: in questo momento abbiamo, se non ricordo male, 27 soggetti che sono stati coinvolti nel provvedimento, in quanto fra aziende fornitrici, aziende realizzatrici, progettisti, direttori lavori, collaudatori e chi più ne ha più ne metta, di soggetti coinvolti ce ne sono veramente a bizzeffe. È comprensibile che in una strategia difensiva, quando ci sono così tanti soggetti, ognuno tenda a sottrarsi alle proprie responsabilità, ammesso che ne abbia, e cercare invece di additare qualcun altro quale è il vero responsabile di questo problema. È altrettanto evidente quindi che laddove vi fosse da parte del Tribunale, attraverso il perito nominato, una identificazione o perlomeno una restrizione del cerchio delle responsabilità, questo consente di andare ad orientare le nostre attività nei confronti di un limitato numero di soggetti, e quindi diventa relativamente più semplice tentare anche di trovare in sede civile, perché al momento non vi sono ancora provvedimenti penali, o meglio, non c'è alcun soggetto iscritto nel registro degli indagati, e quindi ci auguriamo che così sia, quindi ci sia una sufficiente chiarezza appunto sulla responsabilità, e questo ci permetta di intervenire. Voglio precisare quindi che fino a quando noi non avremo queste informazioni non saremo in condizione di fare nessun passo ulteriore. Non appena queste indicazioni saremo in grado di acquisirle, decideremo come muoverci, però premetto che laddove anche dalle perizie del Tribunale, ma anche dalla nostra perizia di parte, non dovesse emergere alcuna esigenza di provvedere ad ulteriori smantellamenti di quanto è rimasto in piedi, ricordo che è caduta circa un terzo della porzione del tetto che copre il palazzetto, quindi il dubbio che naturalmente sussiste è se la parte residua del tetto sia idonea a sopportare i carichi previsti, quindi quand'anche non ci fosse necessità, secondo queste perizie, di procedere ad un ulteriore smantellamento, è nostra ferma volontà quella di procedere ad un test statico, quindi andare a porre dei carichi fisici sulla parte residua del tetto per garantirci che non si possa incorrere una nuova volta, una seconda volta, nel rischio, non tanto e non solo per i danni fisici che evidentemente, i danni economici che evidentemente ne deriverebbero, ma soprattutto per l'incolumità di coloro che all'interno del palazzetto dovranno transitare. Come ha scritto Salvo, lui ha scherzato, però per fortuna ci è andata bene una volta, non rischiamo una seconda. Esatto, certo. Quindi questo prima ancora di procedere con lo smaltimento, con lo smantellamento delle macerie, la volontà è quella di poter fare questo test proprio per porci al riparo, al sicuro, da qualunque sgradevolissima sorpresa. Esatto. Le associo una mail a un messaggio: nessuna pietà per chi butta le sportine con i rifiuti o le cassette di legno nei fossi. Molti lasciano la mail di Marco invece: spazzatura nei fossi ora che comincerà a piovere è anche pericoloso, tra l'altro. Ma diciamo che chiunque abbandoni la spazzatura in luoghi non previsti commette comunque un reato. Questo non dal primo di maggio, quando abbiamo adottato un nuovo sistema di raccolta porta a porta, ma anche da prima. È molto probabile, noi non siamo in grado di dirlo con certezza matematica, ma è molto probabile che con l'avvento di questo sistema di raccolta il fenomeno si sia leggermente accentuato, perché probabilmente per qualcheduno questo sistema è una usurpazione dei diritti individuali. Io credo che, così come abbiamo già elevato diverse contravvenzioni per delle irregolarità, continueremo su una linea assolutamente ferma, non dico dura, perché non è durezza punire qualcuno che commette un reato, è semplicemente una linea di giustizia e di correttezza,
Posso dire che la proliferazione delle telecamere presenti sul territorio e il monitoraggio di determinate aree sensibili certamente ci sta aiutando ad identificare alcuni di questi comportamenti scorretti. Siamo assolutamente determinati a proseguire su questa strada, su questo non c'è dubbio alcuno. Allora, approfitto di una mail o di un messaggio per parlarle, per affrontare, chiedere un parere per quanto riguarda il mondo del lavoro in generale, ma partiamo da Castelgoffredo, grazie alla mail di Marina, che dice: Sindaco, posso sapere quali novità ci sono per il Ministero, probabilmente per il vostro pacchetto di proposte? È vero che hanno rifiutato tutto? Dice: allora bisogna farlo sapere a livello nazionale. Che... No, non è del tutto corretto, è un'interpretazione non perfettamente coerente. Noi abbiamo avuto questa breve missione a Roma, dove abbiamo avuto modo di parlare col direttore generale del Ministero, il quale ci ha dato alcune indicazioni. Alcune delle proposte che avevamo avanzato sono state effettivamente cassate in quanto non compatibili con gli strumenti esistenti, altre invece sono state, diciamo così, accolte con riserva e con la richiesta comunque di provvedere a sviluppare meglio, quindi in un piano più organico, appunto, le nostre proposte. Stiamo lavorando a questo, non nego che il periodo estivo ha rallentato il lavoro di tutti, a cominciare da quello del sottoscritto, però proprio questa settimana ho intenzione di ricominciare lo sviluppo di questo piano, spero entro la settimana di avere maggior chiarezza. Successivamente ci dovremo ritrovare con tutte le delegazioni e se, come io mi auguro, saremo in grado di convenire su quelle che sono iniziative da proporre in via definitiva, a breve termine dovremo essere in grado di chiedere un ulteriore e spero definitivo incontro col Ministero per andare ad illustrare le nostre proposte. Sono d'accordo comunque con quanto dice la vostra ascoltatrice, che laddove non dovesse esserci un accoglimento di quelle che sono le nostre istanze, certamente la volontà non è quella di aspettare gli eventi e sarà quel che sarà, no, la volontà è quella di farci sentire. Purtroppo in Italia è noto che si ottiene qualcosa solo se si ha la capacità di strillarlo forte. Io credo che dobbiamo cercare di essere ragionevoli nelle nostre richieste, chiari nel manifestare tutti i nostri disagi, ma determinati anche poi nel cercare di far valere le nostre ragioni, perché non è tollerabile che solo le singole aziende, quando hanno migliaia di dipendenti, abbiano il diritto di ottenere, guardiamo i casi di Electrolux, prima che mi viene in mente, ma ce ne sono sicuramente altri di casi simili, per cui quando ci sono migliaia di lavoratori coinvolti, solo perché fanno parte di un'unica azienda, immediatamente c'è una grande disponibilità da parte di tutti, perché questo assume un peso mediatico importante. Io credo che noi abbiamo forse 15.000 lavoratori coinvolti all'interno del distretto della Calza, fra diretti ed indiretti, abbiamo credo il dovere di farci sentire, ma il diritto di essere ascoltati, e quindi non è che solo perché questi 15.000 lavoratori fanno parte di qualche centinaio di aziende che hanno meno diritti di essere ascoltati, e quindi questo non deve diventare un elemento di discrimine. Vogliamo assolutamente che le nostre istanze siano considerate e poi naturalmente otterremo quello che sarà possibile ottenere. E questo è un punto estremamente importante che lei ha detto. Le vorrei anche leggere un altro messaggio adesso per parlare. Dunque, c'è anche una nostra ascoltatrice, Marica, che le chiede di uno sportello lavoro. Sì, allora io le leggo la mail. Dice: Sindaco, sono Marica, posso sapere qualcosa dello sportello info per lavoro eccetera, non ricordo come si chiama, dove devo andare e cosa devo fare? Ma immagino che questa vostra ascoltatrice, che deduco sia comunque una persona giovane, si riferisca forse allo sportello giovani, che è attualmente attivo, il più vicino a noi, se non ricordo male, quello di Asola. Quindi dovrebbe, immagino, prendere contatto con lo sportello giovani di Asola e riferirsi a questo. Se comunque avesse dei dubbi o delle perplessità, che venga in comune, cercheremo insieme di guidarla laddove effettivamente ha necessità di essere guidata. Le chiediamo in qualità di esperto, Sindaco, un parere quindi sul lavoro. Esperto non so, in generale, vedere qual è il tema. Perché... In generale anche sulla gestione dei profughi, c'è un messaggio, per esempio dice che Castelgoffredo potrebbe adottare diversi profughi con tutti gli industriali che ci sono e le strutture, facciamoci sentire. Dice potrebbe, mi scusi? Adottare.
Il termine usato adottare è un termine, diciamo, da un lato è molto generoso, dall'altro è forse improprio. Intanto non dobbiamo dimenticarci, e lo dico naturalmente con la stretta al cuore, che tutti gli industriali di Castelgoffredo, sì, a Castelgoffredo abbiamo tante industrie, purtroppo non tutte oggi in una condizione di salute tale da potersi permettere di fare atti di liberalità o di generosità. Ce ne sono altre invece che vanno sicuramente bene, ma probabilmente hanno sensibilità un po' minore rispetto a queste tematiche. È evidente che quando si parla di volontariato non dobbiamo dimenticarci che in quanto volontariato ognuno fa quello che si sente di fare. Noi non possiamo costringere nessuno a fare del bene. È un tema straordinariamente delicato, è il tema dei nostri giorni, perché quotidianamente, non solo sul giornale e sui telegiornali, ci viene propinato, ma credo che se facciamo un'analisi serena ed obiettiva non possiamo, nessuno può chiamarsi fuori, nessuno è indenne da questo problema dal punto di vista etico-morale, ma anche poi dal punto di vista pratico, perché quotidianamente ci ritroviamo a confrontarci con questi fenomeni. Dal canto nostro, il comune di Castelgoffredo già oltre un anno fa aderì a quello che è stato quello che si chiama progetto SPRAR, quindi un progetto di accoglienza per i richiedenti asilo, che è un progetto lanciato dal Ministero degli Interni, al quale noi abbiamo appunto aderito oltre un anno fa, e attraverso questo abbiamo accolto e stiamo accogliendo sul nostro territorio un certo numero di persone. Va detto peraltro che proprio grazie all'adesione a questo progetto ciò ci ha consentito di farlo a costo zero, nel senso che le intere risorse sono comunque stanziate dal Ministero degli Interni. Va detto, e questa è un'ulteriore precisazione, che il costo zero è naturalmente riferito a quelle che sono le finanze locali. Non dimentichiamoci mai comunque che i soldi del Ministero, come i soldi della Regione, come i soldi anche della Comunità Europea, sono comunque sempre soldi anche nostri, quindi non esiste provvedimento che sia veramente a costo zero. Si dedicano delle risorse che naturalmente non sono più disponibili per altri progetti. Però io credo che sia, proprio perché è il problema dei nostri giorni, credo che sia un tema di straordinaria importanza e delicatezza che nessuno si può permettere di ignorare. E per quanto riguarda il lavoro in generale, perché noi abbiamo anche segnali contraddittori, a parte che prima abbiamo citato appunto l'importanza di internet nel mondo del lavoro di oggi, perché assolutamente essere tagliati fuori proprio. Anche del mercato online, che tra l'altro è sempre cresciuto a dispetto della crisi anche in questi anni, e poi anche proprio per quanto riguarda proprio questo discorso generale, abbiamo segnali contrastanti che arrivano dall'Italia e dall'estero. Per esempio, c'è chi dice cresciamo, c'è chi dice decresciamo, c'è chi... ci sono segnali contrastanti, questo è assolutamente vero. Il Jobs Act è stato un provvedimento che ha probabilmente generato un pizzico di fiducia e sta contribuendo alla sostituzione di contratti interinali a tempo determinato con contratti in via definitiva, anche se naturalmente sappiamo che ci sono le opportunità per comunque liberarsi dei lavoratori in eccesso. Non va peraltro dimenticato, e questo è un criterio che troppo spesso viene sottaciuto, che quando un'impresa non ha lavoro, sotto un profilo sociale non è immaginabile che debba farsi carico l'impresa in quanto tale dei lavoratori, semmai dovrà essere lo Stato centrale che deve provvedere a creare quelle condizioni di protezione. In questo senso io da anni ho seguito con grande attenzione le proposte che inizialmente erano soprattutto del senatore Ichino, che è un noto giuslavorista, che appunto parlava del modello nord europeo, ovvero il modello delle tutele crescenti, o meglio, come lui lo definisce, quello della flex security. Credo che questo modello sia il modello giusto al quale farsi, al quale riferirsi, proprio perché garantisce da un lato uno sbloccaggio del mondo del lavoro, eliminando delle tutele che forse sono anacronistiche, ma garantendo a questo punto tutele a quei soggetti che di tutela oggi non ne hanno neanche mezza. Quindi cercando di andare a creare un po' più di eguaglianza in quelle aree di particolare debolezza che oggi appunto di tutele non ne hanno alcune. Poi parlando di internet, si diceva prima, internet oggi è la vetrina del mondo. Pensare di andare a vendere, a proporre i propri servizi, i propri beni in maniera unicamente locale o addirittura senza avere la capacità di proposta se non quella del contatto one to one
è assolutamente è anacronistico. Quindi internet è una piattaforma dalla quale oggi non è più prescindibile, dalla quale non si può più affrancare. È una necessità, è assolutamente indispensabile imparare a utilizzare internet nel modo corretto. Certo, poi anche questo potrebbe non essere sufficiente. Non dimentichiamoci che oggi siamo in un mondo dove c'è troppo di tutto. E quindi, come sono abituato a dire, si vende poco subito e di solito quello che non c'è. Dobbiamo quindi imparare a operare in questo genere di criteri, e il fatto che il mercato elettronico sia comunque in costante crescita non va dimenticato, non è una crescita del mercato, è una sostituzione dei canali di approvvigionamento. Ci si va sempre più affrancando da quelli che sono i canali tradizionali di vendita fisica alle vendite alle vetrine virtuali. Basta guardare appunto i dati di bilancio delle grandi aziende che operano oramai da anni su queste piattaforme, appunto si vedono crescite a doppia cifra anno dopo anno, mentre i nostri canali di vendita tradizionali vanno costantemente. La devo fermare, Sindaco, perché abbiamo esaurito il tempo. Ci sono dei messaggi che leggeremo la prossima volta. Comincio con ringraziare Alfredo Posenato, Sindaco di Castelgoffredo. In chiusura vorrei però ci parlasse di due eventi. Sì, la ringrazio per darmi lo spazio per farlo. Come le avevo anticipato, abbiamo questo fine settimana due eventi che mi fa piacere rilanciare. Uno, venerdì 11 alle 18 in Fontanella c'è la festa del Piedibus, è un'occasione per celebrare il successo di questo strumento che ha avuto appunto una grande riuscita e che adesso andiamo a riproporre, e l'altro c'è la Sagra di Selvole sabato e anche domenica, quindi per chi fosse interessato si documenti, è sicuramente una bellissima occasione di ritrovo. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Buona giornata.